Caterina Ciriello, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta davvero qui nel Posto delle Parole per condividere il suo nuovo saggio intitolato Il Dio che pensiamo di conoscere. Questo piccolo ma interessante saggio è pubblicato dalle Edizioni Messaggero di Padova. Caterina Ciriello è docente di teologia spirituale e storia della spiritualità alla Pontificia Università Urbaniana a Roma. Ha pubblicato diversi libri, e ricordo tra gli altri Essere donna nella civiltà attuale, pubblicato 3 anni fa. Ora, Caterina Ciriello, vorrei proprio cominciare, come spesse volte cominciamo, dalla definizione professionale, no? Dagli argomenti che si sviluppano, dalle ricerche approfondite, dagli studi. Teologia spirituale. Io penso che qualche ascoltatore, avendomi sentito leggere poco fa dalla sua scheda questa definizione, si sarà chiesto: ma che sarà mai? Ma la teologia non è già spirituale di per se stessa? Ce lo vuole raccontare? Ma sì, brevemente, sappiamo tutti, vabbè, forse non tutti, che appunto teologia è discorso su Dio, no? Teologos. E teologia spirituale è quindi discorso sullo spirito, quindi sullo spirito di Dio che lavora, esiste, vive in ognuno, scusate, in ognuno di noi, no? E quindi questa teologia spirituale proprio studia come lo spirito trasforma l'essere umano e quindi tutto quello che poi la grazia fa in noi, no? Quindi è proprio questo bellissimo rapporto tra l'uomo e Dio visto attraverso diciamo gli occhi dello spirito, no? Quindi noi siamo, io inizio sempre le lezioni dicendo noi siamo spiriti incarnati, per cui quando poi parliamo della teologia spirituale è molto importante sottolineare che non stiamo parlando di qualcosa di etereo, qualcosa che non si tocca, no, 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 la teologia spirituale vive proprio nella realtà quotidiana dell'essere umano, no? E quindi ci racconta proprio questo rapporto che è molto bello, molto profondo tra l'uomo e Dio. Chiaramente poi rimane sempre, no? La questione della libertà dell'uomo che può decidere o meno di ascoltare questo soffio, no? Leggero dello spirito. Ricordo Elia, no? E quindi poi vivere appunto una vita secondo lo spirito, che è la vita poi piena della pienezza, no? Il Dio che pensiamo di conoscere, la parola Dio è speculata e in questo essere speculata ci rispecchiamo nel senso che cosa pensiamo noi di Dio, quale figura noi delineiamo nel nostro pensiero e che cosa vediamo in Dio, che cosa pretendiamo da Lui, no? Lei cita Vito Mancuso che con una frase straordinaria come tante del suo pensiero ci porta nella nostra realtà dicendogli gli esseri umani continuano a porre domande, a pretendere risposte su Dio nella speranza di trovare una via di scampo. Ecco, per noi Dio è soprattutto questo, una via di scampo. Ma guardi, probabilmente per tante persone è così, no? È una via di scampo, l'ultimo, come dire, l'ultimo baluardo a cui fare riferimento quando proprio stiamo affogando. Un po', a me a volte viene in mente, la figura di Dio come di una macchinetta self-service, no? Dove andiamo quando abbiamo bisogno, mettiamo la monetina, aspettiamo poi che ci dia caffè caldo, la camomilla. Credo che questa un po' sia un'idea abbastanza diffusa di Dio, ecco perché mi è venuto in mente come dire, presentare Dio
per come lo vivo io, perché è una questione di vita, non tanto di razionalità, ma proprio di vita, no? Sperimentare Dio, che è molto molto diverso. E qui veniamo nella complessità della nostra vita, no? Nello sperimentare Dio. Se io coniugo questo verbo, metto me stesso, no? Se io voglio sperimentare qualche cosa, devo mettere me stesso, il mio pensiero, la mia capacità, il mio intuito, la mia passione, i miei errori. Perché nelle altre cose che facciamo diamo tutto, invece sperimentare Dio a volte. Torniamo di nuovo all'effetto che diceva lei, no? Della macchinetta oppure del tagliando dell'assicurazione. Mi ricordo di averlo quando ne ho bisogno. Ma perché è molto difficile entrare in relazione con qualcuno che non si vede, che non si può toccare, no? Perché noi siamo abituati appunto al vedere, a toccare, a sentire, a gustare, ma con Dio è diverso, molto diverso. Anche se noi lo conosciamo concretamente come credenti, come cristiani, cattolici nella figura di Gesù Cristo, però poi è proprio penso nel nostro DNA umano avere questa difficoltà di entrare in rapporto con qualcuno che non c'è. Infatti poi così un po' parlando dei rapporti a distanza, no? Di questi fidanzamenti a distanza, amore a distanza, e durano proprio perché durano poco, scusi, proprio perché poi non c'è questa presenza, no? Effettiva che possiamo toccare. Ma con Dio è molto diverso. Dio ha dei modi tutti suoi particolari di farsi presente e si fa presente nel cuore degli uomini. Quindi diventa difficile conoscere Dio, sperimentare la sua presenza se non riusciamo a sentire il nostro cuore. Questa è la cosa fondamentale. Eh sì, l'immagine di Dio che è di una complessità che dalla notte dei tempi vuole essere definita, quantomeno cercata, no? Immaginata. Pensiamo alla rappresentazione non solo religiosa ma anche filosofica, no? La rappresentazione di Dio che non può essere una cosa preconfezionata. Lo diceva poco fa lei, la rappresentazione di Dio sta nell'esperienza che io ho giorno dopo giorno. Dio non lo possiamo rendere in un dato convenzionale, non possiamo per così dirlo, parlando molto più semplicemente, ingabbiarlo nelle nostre idee, nel nostro preconcetto. E allora, se Dio non è tutto questo, è una domanda insistente, allora che cos'è? Se è quel Dio che quello che noi pensiamo non è, riusciremo mai a sapere, a scoprire, quantomeno ad avvicinarci a questa sua ipotesi di immagine? Lei apre il suo libro parlando di sé bambina, quando distesa sul prato, si sdraiava e guardava il cielo, ecco, cercando nelle nuvole forse quella luce divina, no? Ecco, era già qualche cosa. Era già un intento di portare lo sguardo lontano. Oggi invece lo sguardo lo portiamo, senza demonizzarlo ovviamente, molto spesso al nostro smartphone, che anche attraverso lo smartphone possiamo arrivare a immaginare Dio se proprio vogliamo. Sì, mi è piaciuto iniziare con quella immagine che poi è così, è vera, no? Immaginare Dio, dov'è, che cosa fa, no? Nel fondo, ognuno di noi, proprio perché siamo spiriti incarnati, sente questa necessità di rapportarsi con qualcosa che trascende l'uomo, no? Che poi ecco, per noi appunto il Dio dei cristiani in Gesù Cristo, no? E noi abbiamo dentro questo desiderio, però, come le dicevo prima, siamo estremamente liberi. Dio ci lascia nella massima libertà.
Per cui ecco, può capitare in tanti bambini, come è capitato a me, che si senta questo desiderio di conoscere Dio, ma poi strada facendo nella vita si cambia totalmente direzione, si cambia totalmente pensiero e quindi si abbandona questa idea di conoscere Dio e si rimane, io dico, ingabbiati. Nella materialità, tra virgolette, no? E poi ci sono altre persone come me che hanno fatto un percorso che il mio è stato prima un percorso di desiderio, poi di negazione e poi alla fine di riscoperta, perché ecco, quando Dio entra nel proprio cuore, ti chiama con una certa forza, ecco, rimane sempre, ripeto, è molto importante la libertà di scelta, ma io posso dire che quando Dio ti mette dentro il cuore questo desiderio così forte di Lui, non si può fare a meno di conoscerlo, di sperimentarlo, di capire, no? Anzi, più che di capire, perché è impossibile capire Dio, di entrare in comunione con lui. E Dio si rivela e si dona all'uomo svelando il suo mistero. E qui non è certamente semplice questo tema, Caterina Ciriello, anzi proprio per questo lei ha dato spazio a questo libro di bella profondità, Il Dio che pensiamo di conoscere, perché già nel titolo scopriamo la nostra fragilità nel pensare, nel vivere Dio, no? Questo Dio, per dirla in forma nietzscheana, che noi nel nostro orgoglio abbiamo creato a nostra immagine e somiglianza, quindi abbiamo ribaltato tutta quanta la realtà. Sì, ci siamo fatti un Dio a nostra immagine e somiglianza, no? L'episodio degli israeliti nel deserto, che a un certo punto costruiscono il vitello d'oro. Questa direi che è la più grande disgrazia umana. Tentare di costruire un Dio a nostra immagine e somiglianza e non accettare quello che Dio è, che è un Dio buono, un Dio che ci salva attraverso Gesù Cristo, no? Perché un Dio a nostra immagine e somiglianza, e mi dispiace dirlo, ma è un Dio che non è poi così buono, che non è poi così misericordioso, che non è poi così gratuito, no? Perché alla fine, anche se non siamo stati creati buoni, il peccato ha rovesciato tutta la nostra situazione, quindi non è facile, siamo buoni, ma non è facile essere buoni, quindi Dio non può assolutamente essere un Dio come siamo noi, anche se prende una forma umana, si incarna, ma rimane, pur essendo uomo, ecco, non è. Prende la forma di uomo perfetto e quindi però non toccato ovviamente dal peccato, quindi c'è un'enorme differenza, no? Tra il Dio a immagine umana e il Dio come realmente è di Cristo incarnato per la nostra salvezza. Eh sì, però qui ci troviamo, Caterina Ciriello, o dovremmo trovarci forse, parliamo al condizionale, in una posizione un po' come quella di Isaia, no? Quest'uomo, questo profeta molto combattivo, anche con un certo carattere fumantino, no? Che arriva a dire a Dio, vieni e discutiamone. Viene, discutiamone. Ma anche io penso anche al libro di Giobbe, no? Ma Dio, nella mia esperienza, non è che si aspetta
diventa un uomo, una donna, un essere umano che alla fine accetta sempre completamente in silenzio tutto quello che vive nella propria vita, no? Anche i momenti difficili, eccetera. No, Dio ama anche le persone che entrano in discussione con lui, no? Che lo affrontano, che gli dicono, ma guarda, ma che cosa è successo? Ma perché mi sta succedendo questo? Ma perché sto soffrendo? No? Anche se poi in questa diatriba, in questa discussione, alla fine l'ultima parola è sempre la sua, e la vittoria è sempre di Dio. Ed è una vittoria che non porta mai sconfitta all'uomo, perché porta sempre una grande pace, una grande serenità, perché l'uomo che discute, la persona che discute con Dio, è una persona che veramente crede in Dio, che sa che sta parlando con qualcuno che lo ascolta, e quindi alla fine Dio gli regala sempre la pace, sempre. Regala la pace perché tutto questo è relazione, no? Il Dio che noi pensiamo sempre assente, ma lei ci racconta che Dio lo possiamo trovare in una mano che ci sfiora in un attimo, no? In una carezza invisibile, ma che noi avvertiamo. Ecco, Dio, l'amore di Dio è per Dio, passa esclusivamente per il prossimo, non c'è alcuna alternativa. Assolutamente. Appunto San Giovanni diceva come dici di amare Dio che non vedi se non ami il prossimo che vedi. Questa è una cosa veramente molto, molto, molto importante, no? Per cui oggi ecco quello che gli altri si aspettano poi dai cristiani, soprattutto dai cattolici. Il Dio che si incarna nella tenerezza verso gli altri, nell'accoglienza degli altri, nell'ascolto, nel non fare, ecco la regola d'oro, non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Quindi amare l'altro. Come se stessi, no? Questo è il comandamento dopo amare Dio con tutto se stesso, con tutto il suo cuore, con tutta la forza. Quanta fatica fa Papa Francesco a raccontarci di Dio oggi? Perché, secondo lei? Ma fa fatica perché siamo in una postmodernità, dove soprattutto dopo la pandemia siamo diventati molto più egoisti, molto più individualisti, facciamo fatica ad entrare in relazione con gli altri. E poi ecco, lo dicevamo all'inizio, c'è questa quasi ossessione per tutto ciò che è materiale, la vita è diventata un mordi e fuggi, per cui non c'è tempo per Dio, ma non c'è tempo neanche per una riflessione sulle cose più importanti della vita. Quindi in questo senso sì, il Papa e molti cristiani fanno fatica a parlare di Dio in questa società oggi, in questo mondo di oggi. In questo mondo di oggi, proprio perché noi Dio l'abbiamo già precostruito, preimmaginato e non ci lasciamo trasportare dall'apertura che ci propone Papa Francesco, che ci propone anche la vita stessa nell'esperienza quotidiana. Caterina Ciriello, autrice del libro Il Dio che pensiamo di conoscere, pubblicato dall'edizione Messaggero di Padova. Ma prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Il libro che mi fa compagnia in questi giorni, guardi, è un libro un po' vecchiotto, però
mi serve come lettura spirituale, come preparazione di un corso, è l'accompagnamento spirituale nei padri del deserto di Ansel Grün, che è molto, molto, molto bello, molto, molto, molto interessante. E poi, bene, altri libri che sono sempre sul mio comodino, ma questo in particolare in questi giorni. Accompagnamento spirituale, qui rientriamo anche nel Dio che pensiamo di conoscere, vero? Sì, assolutamente sì. Grazie Grazie davvero del tempo che ci ha dedicato, Caterina Ciriello, e a buona lei. giornata.